Dopo il successo de La città incantata, Principessa Mononoke, Nausicaa della Valle del Vento e Porco Rosso. È una stregoneria molto antica e peraltro assai potente. Scopri l'ultimo film della rassegna Un mondo di sogni animati. Dal regista premio Oscar Hayao Miyazaki. Torna al cinema Il castello errante di Howl. Ma sarei davvero io? Un capolavoro targato Studio Ghibli. Questo sarebbe un castello! Partite per un fantastico viaggio. Finalmente ho trovato una persona che sento di dover proteggere. Castello errante di Howl. Il tuo nome adesso mi appartiene. Dal maestro del film di animazione Hayao Miyazaki. È un sogno! La maga Yubaba ti controlla rubandoti il nome. E se te lo dimentichi, non potrai più tornare a casa. Il futuro di una bambina. Akuta, questa parte! Dipende dal suo giudizio. Aku mi ha sempre aiutata. Dal suo coraggio. Fermo, andiamo! Dalla sua lealtà. Adesso lo aiuterò io. Preparatevi ad entrare nella città incantata. Il vicino Totoro, tutti gli ami Totoro, non è vero? Papà, Mei dice di aver incontrato un Totoro qua giù. Con una bocca fatta così. Il vicino Totoro, Totoro. Lui a te la porterà. Porco Rosso, mettiti subito in volo. Dopo il successo de La città incantata, Principessa Mononoke e Nausicaa della Valle del Vento, riscopri la magia dello Studio Ghibli. Wow, un maiale! In occasione del suo 30° anniversario, un aeroplano rosso. Torna al cinema il capolavoro del maestro Hayao Miyazaki. Porco Rosso contro Donald Carnage. Il maiale è diventato l'asso dell'Adriatico. Si vola! Porco Rosso. Preparatevi per una grande avventura. Dal regista premio Oscar della città incantata e Ponyo, Hayao Miyazaki. Il capolavoro firmato Studio Ghibli. Un grande evento esclusivo dall'8 al 15 maggio. Principessa Mononoke. Akira. 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 Io sono Pazzo. Io invece mi chiamo Shita. Sei caduta dal cielo. Credevo fossi un angelo. Laputa. Laputa è il nome di un'isola che fluttua nel cielo. Un'isola nel cielo? Già. E anche se si dice sia una leggenda, mio padre l'ha vista. E io la troverò e riscatterò il suo nome. Risplende. Ma quella è un'aeropietra. Solo il popolo del castello nel cielo può averne una. Noi pirati cerchiamo tesori e il castello di Laputa ne è pieno, ma l'esercito da quella pietra vuole altro! Shita!
pietra protegge e funziona solo con la bambina. È tutta colpa di questa pietra, vorrei non averla mai avuta. Chiunque usi il potere della pietra per scopi personali attirerà solo disgrazie. Per i tesori di Laputa farei l'impossibile. Conquisterò la pietra e avrò il potere assoluto nelle mie mani. Il passaggio per Laputa è stato aperto. Dal suo piccolo angolo segreto. La scoperta di un mondo più grande. Un incontro inaspettato. Dopo il castello errante di Aul e Ponyo sulla scogliera, una nuova meravigliosa avventura scritta da Hayao Miyazaki. Arrietty, il mondo segreto sotto il pavimento. Questa è la storia di mia madre e di mio padre. E di mio fratello e di me. I miei genitori si incontrarono all'università e si innamorarono. Però in realtà avrei dovuto dirtelo molto prima. Dimmi, Hana, che cosa ti sembro ora? Questo fu l'inizio del nostro segreto. Io nacqui in un giorno nevoso. Così mi chiamarono Yuki, che significa neve. Poi arrivò Ame, che significa pioggia. Spero che crescendo diventino persone di buon cuore. Veglieremo su di loro finché non saranno cresciuti. La nostra famiglia è un po' diversa dalle altre. Perché i lupi fanno sempre la parte dei cattivi? Il regista Momoru Osoda, dopo La ragazza che saltava nel tempo e Summer Wars, questo inverno porterà il sorriso sul viso di chiunque. Yuki! Wolf Children, Ame e Yuki, i bambini lupo. A 30 anni dalla nascita di uno dei più famosi studi di animazione, arriva per la prima volta sul grande schermo il primo film che ha segnato il destino del regista premio Oscar Hayao Miyazaki. Nausicaa della Valle del Vento. C'era una volta una bambina che non vedeva sua madre da 7 anni. Si procurò del latte e del pane e anche del formaggio e del burro e si mise in cammino per raggiungere la casa di sua madre. Una volta nel bosco incontrò un lupo. Il lupo le chiese se avrebbe preso il sentiero degli spilli o il sentiero degli aghi. Quando lei rispose che avrebbe preso il sentiero degli spilli, il lupo si precipitò sul sentiero degli aghi e, arrivato alla casa, divorò la mamma della bambina. Che cosa accadde alla bambina che prese il sentiero degli spilli per andare a casa? Le fiabe in cui gli animali si mischiano agli esseri umani di solito finiscono piuttosto male. Se ce ne andassimo, lontano, io e te insieme. Noi non siamo uomini travestiti da cani. Noi siamo lupi travestiti da esseri umani. Uomini? Lupo? Che denti lunghi hai!